Ti aspettavi una vittoria così schiacciante? No, così schiacciante no, anche se gli umori in città erano molto buoni negli ultimi giorni. Come mai secondo te il centrosinistra è riuscito ad avere un risultato così importante qua a San Mauro? Qual è stato l'ingrediente più importante, fondamentale? Penso l'entusiasmo, il coinvolgimento anche di chi non si era mai avvicinato alla politica e poi le proposte, alcune anche condivise da chi non è riuscito ad arrivare al ballottaggio. Da cosa partirai adesso, insomma, da quando inizierai il tuo lavoro qui in città? Ma una delle prime cose è la riapertura della piscina Gramsci, quindi mi impegnerò affinché ci sia un nuovo gestore attraverso un nuovo bando. E poi riunire l'assemblea dei sindaci per iniziare a parlare di casa di comunità e quindi di sanità territoriale. Sulla squadra, la futura giunta, si può dire già qualcosa? Oppure un criterio, insomma, sul quale ti baserai per formarla? Sì, ufficialmente non ci sono ancora dei nomi, ci sono delle discussioni in atto che anche per questioni di scaramanzia non sono state approfondite in questi giorni. Criteri sicuramente quello della competenza, ma anche la riconoscenza del risultato elettorale per ciascuno. Ok, in molti anche in queste ultime settimane hanno parlato di possibili divisioni, comunque che ci sono ancora, dalle primarie. È così oppure questa è una coalizione, come dire, unita? Ma la coalizione è unita nella misura in cui ci sono comunque tante persone eterogenee che arrivano da percorsi differenti. Dopo le primarie è stato fatto un grande lavoro di ricucitura e di coesione della coalizione stessa. Adesso penso che la vittoria, insomma, sigli anche un nuovo inizio per tutti. Quindi, ti iscriverai al PD? Adesso al momento non ci ho ancora riflettuto, per il momento no. Un messaggio per i cittadini? Fidatevi, sarò la sindaca di tutti, speriamo di collaborare bene insieme per la nostra città.